l'ho fatto una prima. Hai visto? Grande! Di nuovo in coppia come i vecchi tempi, no? L'intesa è rimasta la stessa. Movimento ne facciamo un pochino meno, però ci troviamo bene e poi ci divertiamo. Che devo dire? È un'emozione perché siamo qui per ricordare due ragazzi. Poi rivedere tanti amici e il mio gemello del gol, che oggi io ho giocato praticamente come giocava lui con me. Lui svariava e io facevo gol. A 49 anni io ho svariato e lui ha fatto gol. Quindi ci siamo scambiati i ruoli, bene così. Come l'hai ritrovato, Sandro, Igor? Ma è solito, intanto ho ritrovato un grande amico, anche se ritrovare è una parola non corretta perché non ci siamo mai persi, anche se a volte poi passano periodi abbastanza lunghi senza sentirci, ma è come quando si torna a Bari dopo tanto tempo, sembra di essere sempre qua. E poi mi associo a quello che ha detto prima Sandro, prima cosa siamo qua per Guido e Michele, e felici di essere qui per loro e poi per essere qui in mezzo a tutta questa straordinaria gente. Vogliamo ricordare che coppia era Tovaglieri-Protti? Ma a volte nel calcio si può parlare tanto, no? Si discute, poi quello che forse non è facile discutere sono i numeri. Sandro l'anno prima di andare via ha fatto 17 gol, io l'anno successivo ne ho fatti 24, credo che siamo riusciti a fare qualcosa per questa gente ed è quello al quale tenevamo di più. Beh, credo che sia stato uno e forse il miglior partner d'attacco che ho avuto nella mia carriera. Ci abbinavano caratteristiche diverse che erano importanti per noi, per il gioco complessivo della squadra. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni in questa città, speriamo di averle regalate, ma crediamo di sì, perché credo che dopo 20 anni vedere questo affetto per due persone che sono stati 3-4 anni evidentemente hanno lasciato un segno come l'avete lasciato voi a noi, quindi è un piacere immenso venire magari tutte le settimane. La distanza un po' ci penalizza, ma speriamo con domani magari ci vedete un po' più spesso. Beh sì, sapete che i tifosi del Bari vorrebbero magari vedervi anche nella nuova società, chissà, eh? Eh beh, questo bisognerebbe chiederlo poi a chi. Intanto speriamo che ci sia un subentro imminente per un progetto importante. Poi si sa che Protti e Tovaglieri amano questa città, questa maglia e questa gente, e noi siamo da questo punto di vista a disposizione, però l'importante è che al di là che ci sia un domani io, Sandro, credo che sia importante che ci siano persone che vogliono bene alla maglia del Bari e alla storia del Bari. Io credo che la cosa importante adesso è il futuro. Il futuro è innanzitutto salvare la categoria, che credo che sia di fondamentale importanza per i nuovi possibili acquirenti. Se dovessimo far parte del gruppo ci farebbe immensamente piacere, se questo non dovesse accadere resteremmo grandissimi tifosi fino alla morte, quindi non è problema.